Il punto di Luca Sapienza. Allora, Luca, vai. Voglio farvi vedere, Luca David, questa foto. Il ministro Gualtieri che esce oggi pomeriggio da Palazzo Chigi per annunciare che è tutto pronto sul decreto agosto, sul nuovo decreto con cui il governo spenderà altri 25 miliardi di debito pubblico autorizzati dal Parlamento. E quindi la prima cosa che possiamo dire è che al decreto agosto non toccherà la sorte del precedente decreto economico, quello che era stato battezzato aprile, poi era diventato maggio e poi al terzo slittamento, più brevemente, decreto rilancio. Nel decreto agosto ci sono soldi per i comuni, soldi per le scuole, soldi per la sospensione dell'IMU, per le attività ricettive, per i teatri, per i cinema, ci sono gli Guarda sgravi per le com'è bella la assunzioni, regione. saranno 4 mesi a partire da settembre al 100%. La maggioranza però ha discusso soprattutto, vi faccio vedere l'intervista a Maurizio Landini, ha discusso al suo interno e con le parti sociali del rinnovo dello stop ai licenziamenti. Landini addirittura è arrivato a proporre lo sciopero generale, chiedeva che si potesse licenziare solo in caso di liquidazione della società. E invece si potrà licenziare dal 15 novembre, le aziende, potranno licenziare le aziende che avranno la cassa integrazione, si finanziano altre 18 settimane di cassa integrazione. Invece dal 31 dicembre le aziende che accederanno agli sgravi per le assunzioni. Domani, comunque, probabilmente alle 13, sapremo i dettagli con l'approvazione di questo decreto perché ci fidiamo di Gualtieri che dice che che il governo è unito, che c'è una comunità di intenti, però concentrandosi su quel singolo decreto. Perché se invece facciamo come ha fatto Michele Ainis su Repubblica e allarghiamo lo sguardo, ci mettiamo a pensare che so, alla legge elettorale, al decreto sicurezza oppure al MES, come è successo prima con la ministra Azzolina, tutto un po' cambia e la frase con cui si chiude il punto non può che essere il rinvio elisir del governo. Ottimo, ottimo. Allora, tanto